L'estate scorsa mi trovavo in una città che inizia con la V, non Vorkutà, ma bensì Venezia. Rimanere in Italia tanto a lungo non mi attirava particolarmente, per cui decisi di prendere un biglietto aereo per andare dall'altra parte d'Europa e partire così per una delle mie avventure. La mia meta per quest'oggi è il confine estremo dell'Unione Europea, il confine fra l'Estonia e la Russia. Il motivo per cui volevo andare a visitare questo confine è che volevo arrivare a Narva, l'ultima città estone prima della Russia, attraversando le zone a maggioranza russofona del paese e scoprire così com'è la vita in un'area dove vive la più grande popolazione russa in territorio europeo. Sono uscito di casa alle 4 del mattino per dirigermi verso l'aeroporto di Venezia. Il mio scopo era quello di arrivare a Narva prima del calare del sole, quindi da Tallinn mi sarei poi subito diretto verso est. Tra l'altro a Narva c'è l'ultima statua di Lenin ancora rimasta in piedi in Estonia dopo la caduta dell'URSS, quindi pensavo che, se fossi riuscito nella mia missione, avrei potuto concludere il video da lì. Ma come state per vedere in questo video, non ho proprio scelto il modo più semplice per arrivare a Narva, per cui mettetevi comodi e preparatevi ad assistere alla mia avventura verso il confine più a est dell'Europa, di Schengen e dell'intero mondo occidentale. Ciao, buona giornata. Quindi vediamo un po' che succede. Non ne ho idea, magari verremo picchiati da un branco di russi inferociti, o magari al contrario saranno gli estoni a picchiarci perché magari parleremo russo al momento sbagliato. Comunque adesso devo fare il check-in e dopo vediamo se riesco a dormire almeno un paio d'ore. E noi ci vediamo dall'altra parte dell'Europa. Cheers, see you later, alligator. Buongiorno, l'app mi diceva che il check-in online non era disponibile. Tallinn. Salve. Salve, il documento, grazie. Un cordiale saluto da Tallinn, dall'Estonia, dalla modernissima Estonia. Guardate un po' qui, è incredibile pensare come l'Estonia fino a 30 anni fa facesse parte dello stesso paese dell'Uzbekistan. Guardate lì, c'è la bandiera estone che non sventola perché non c'è un filo di vento, ma lasciatemelo dire, la bandiera estone è assolutamente fantastica. Ma bando alle ciance, cosa facciamo adesso qui dall'aeroporto di Tallinn? Abbiamo detto che saremmo andati verso est e adesso ci andiamo verso est, solo che pensavo che è estate, il sole tramonta tardissimo, tipo alle 4 alle 5 del mattino del giorno dopo. Non solo le giornate sono lunghe, ma anche il tragitto da Tallinn a Narva è piuttosto lungo perché sono più di 3 ore in bus, quindi pensavo di spezzare un po' il viaggio e fare una tappa intermedia nella città di Sillamäe, il cui nome ovviamente non vi dirà niente, ma si tratta di un posto molto interessante perché Sillamäe ai tempi dell'Unione Sovietica era una città chiusa, una di quelle città che non figurava nelle mappe e la cui esistenza era tenuta nascosta a tutti i cittadini dell'Unione Sovietica che non fossero residenti di Sillamäe. Quindi vediamo un po' come si dice ciao in estone. Ciao in estone si dice tere. Non è troppo complicato. Tere. Can I go to the bus station from here with the tram? Does it stop at the bus station? It's stop number 7. Ah, fantastic. Where do I buy the ticket? Okay, there's a machine at the tram stop. Yeah, yes. Okay, that's fantastic. Thank you very much. Che le abbiano tram del genere in Uzbekistan? Forse no, non lo so, non ci sono mai stato. Però comunque l'Estonia e l'Uzbekistan facevano parte dello stesso paese fino a soli 30 anni fa. Sono veramente curioso di vedere come sono le zone attorno al confine con la Russia, per vedere se sono così molto simili a quello che si vede per le vie di Tallinn o se sono totalmente diverse, non lo so. Ed eccoci arrivati alla stazione dei bus di Tallinn, ne abbiamo così imparato anche la seconda parola del nostro vocabolario estone, che è bussijam. Così sappiamo tere, che significa ciao, e bussijam, che significa stazione di bus. E adesso che siamo qui, direi che è arrivato il momento di andare a indagare e a chiedere informazioni per un biglietto che ci può portare verso la città, l'ex città chiusa di Sillamäe, nella zona minoranza russa dell'Estonia. Che odore. Tere. Can I speak English? I want to go to Sillamäe. You know the place? Did I get that right? When is the next one? The next
11:30. Okay. Yeah, I'll get one, please. Uh-huh. 11:30 and platform 8. Okay, how do you say thank you in Estonian? Aida. Aida? Aida. Allora, sono riuscito a mettere le mani su un biglietto da Bussijam Tallinna, dalla stazione di bus di Tallinn, a Sillamäe Bussijam, alla stazione di bus di Sillamäe. Viaggio con questa compagnia che si chiama Lux Express, quindi immagino che il mio bus sia uno di questi parcheggiati qui. Lux Express, magari viaggiamo nel lusso quest'oggi, mentre ci addentriamo nelle zone più russe e più russofone del paese. Tere? 36, ok, Aida. Oh, ha voglia che stiamo viaggiando nel lusso. Guardate un po' qua, abbiamo in-flight entertainment, abbiamo le prese, abbiamo wifi, c'è una vasta scelta di film che possiamo guardare. La mia intenzione era quella di dirvi un po' di più riguardo alla storia di Sillamäe mentre ero qui in bus, però sapete cosa? Fa un caldo becco, non pensavo che facesse così caldo in Estonia, anche se è estate, quindi mi sta venendo un matto colpo di sonno, indi per cui dormo un paio d'ore, ci vediamo a Sillamäe e vi racconterò della storia di Sillamäe una volta che arriviamo lì. Sarà divertente, promesso. E adesso è arrivato il momento di darvi qualche informazione in più riguardo alla storia di Sillamäe, leggendo dalla pagina Wikipedia della città. Dopo la seconda guerra mondiale, Sillamäe diventò un importante centro industriale destinato alla produzione di materiale bellico destinato all'Unione Sovietica. Inizialmente l'area era destinata alla produzione di uranio dalla locale estrazione di argilla petrolifera. Ed è proprio durante il periodo di occupazione sovietica in Estonia che Sillamäe divenne una città chiusa. L'accesso alla città era controllato e tutto quello che avveniva era strettamente tenuto segreto. Sillamäe non appariva sulle mappe ufficiali, gli abitanti della città non potevano spostarsi senza preventiva autorizzazione e naturalmente tutta l'attività industriale era coperta da segreto militare. Ovviamente Sillamäe ha sofferto un destino simile a quello del resto delle altre città chiuse dell'Unione Sovietica, città come Vorkuta, per esempio, una città che abbiamo visitato non tanto tempo fa nel nord della Russia. L'economia di posti del genere era ovviamente molto rigogliosa ai tempi dell'Unione Sovietica, ma ovviamente quello che è successo dopo il collasso dell'Unione è che le industrie sono state chiuse, le miniere sono state chiuse e quindi la gente da un momento all'altro si è trovata senza lavoro. Ed è questo il motivo per cui ci fu un importante esodo della popolazione da Sillamäe verso altri centri urbani del Baltico, Tallinn, Riga, Vilnius. Ed è questo il motivo per cui la maggior parte degli edifici residenziali e non di Sillamäe appaiono così, risalenti all'epoca stalinista, con manutenzione che lascia un po' a desiderare, mettiamola così. Raga, penso di aver appena trovato uno dei monumenti sovietici più affascinanti che abbia mai visto nella mia vita. E ne ho visti tanti. Guardate qui, questa è la piazza principale di Sillamäe. E qui hanno questo lavoratore, questo operaio sovietico che tiene in mano delle orbite atomiche. Ovviamente la storia di Sillamäe è fortemente connessa all'industria della raffinazione dell'uranio ed è questo il motivo per cui c'è questo monumento atomico, ma che dico atomico? Questo monumento nucleare qui in centro a Sillamäe. E qui vediamo se riusciamo ad arrivare alla spiegazione per questa statua. C'è scritto Pamnik Saruzhon v chest Yubileya Velika Vaktibria del 1987. Questa statua fu installata in occasione dell'anniversario della rivoluzione d'ottobre e fu installata nel 1987, 4 anni prima del collasso dell'Unione Sovietica. La cosa interessante è che penso sia la prima volta che vedo l'iscrizione ai piedi di un monumento sovietico riportata sia in russo che in estone qua sotto. Oh mio Dio, cosa ho trovato? Un esemplare perfettamente conservato di cinemateatro Rodina! Ovviamente tutte le città sovietiche erano uguali, avevano una statua di Lenin, avevano via sovietica, ulica Savietskaya e avevano un teatro del genere in centro città denominato
Rodina, ovvero madre patria. Quindi quello che ho in testa è che 50 anni fa, ai tempi dell'Unione Sovietica, ovviamente la maggior parte della popolazione della città chiusa di Silla Mae lavorava nell'industria della fissione o fusione nucleare, e dopo turni incredibilmente lunghi e faticosi nelle miniere d'uranio intorno a Silla Mae, venivano qui per avere in qualche modo un po' di intrattenimento, per guardare un film, per guardare l'ultimo film sovietico che era uscito, per guardare, per assistere ad una commedia, per assistere ad una rappresentazione teatrale. Vediamo tra l'altro se riusciamo ad entrarci, perché sarebbe veramente come Natale per me riuscire ad entrare a fare urbex in un posto come questo. No! Non sembra che ci sia modo per noi di intrufolarci dentro il teatro Rodina spaccando una finestra o qualcosa del genere, perché sono un cittadino responsabile e modello. Come esattamente erano cittadini modello gli operai delle miniere d'uranio di Silla Mae, che venivano qui magari d'estate a guardare un film e dopo attraversavano la strada per andare in un posto come il Captain Club, che immagino essere una discoteca, un nightclub, non lo so. L'unica cosa di cui sono sicuro è che giace qui completamente abbandonato. Captain Club, come in memoria di una Silla Mae che non esiste più. Allora, la situazione è questa: ero appena tornato alla stazione di bus di Silla Mae perché ero pronto per prendere il bus verso Narva, che si trova, come potete leggere lì, a soli 27 km da qui. Siamo a 27 km dal confine con la Russia. Però ho messo una storia di me che ero qui a Silla Mae. Mi ha risposto un follower estone, che mi ha detto: guarda Davide, lì vicino a Silla Mae, dove ti trovi adesso, c'è una ghost town, c'è un villaggio che era un mining village, che adesso è quasi completamente abbandonato, e devi assolutamente andarla a visitare. Per darvi l'idea, stiamo parlando del villaggio di Vivikonna, come potete leggere lì sotto Narva, e si trova solo a 9 km da qui. All'inizio ho detto: no, non ce la posso fare, devo assolutamente andare a Narva, andare a vedere questo benedetto ultimo Lenin d'Estonia, e dopo devo assolutamente trovare un hotel perché sono stanchissimo, non mi reggo in piedi. Però poi ho pensato: una ghost town qui nell'Estonia orientale, quando mi ricapita. Quindi vediamo se riusciamo a trovare un taxi per questo posto qui, altrimenti se non dovessi riuscire a trovare un taxi, ho paura che dovrei camminare tutti e 9 i chilometri che mi separano da Vivikonna. E considerando quanto distrutto sono, preferirei veramente trovare un taxi. Andiamo. Dobrý den, vy taxi? Da. Pojedem Vivikonnu i obratno, туда и обратно. Сколько стоит? 25 евро. Туда едем 10, час жду. Это будет еще, 15. Окей, хорошо. Что там, заброшенное что-то? Ну, заброшенный поселок. Хорошо. Есть мало жителей осталось. А, не в полностью заброшены тогда. Здесь мало жителей. 99% заброшено. Хорошо, интересно. Там живет, по-моему, 10 человек, что ли. А почему запросили, что было? Раньше был карьер, добывал сланец, был поселок. А потом закрыли, и поэтому все уезжали. Да. Окей, уезжали куда? Сюда, ну, у меня жена оттуда была. Окей, интересно. Давайте посмотрим. А вы что, по национальности русский, представляю? Здесь Нарва и Силамея, ну тут 95% русский. Ага, общаюсь на русском с людьми, а они говорят, понимают по-эстонски, если они граждане Эстонии? Не всегда. Не всегда? Например, вы, значит, родной язык русский? Единственный. А по-эстонски говорите? Очень мало. Да? Интересно. Wow, guardate un po' in che posto siamo arrivati qui a Vivikonna. Ho trovato questo tassista che ha accettato di portarmi qui per 10 euro e poi ha accettato di aspettare per un'ora qui per altri 15 euro, quindi in totale 25 euro, decisamente un prezzo molto più alto rispetto a quello a cui sono abituato in posti del genere in Russia. Ma del resto siamo in Unione Europea, no? E non è comune trovare posti del genere, con delle zabroschke del genere, qui, in Unione Europea. Wow! Была почта, почтовое отделение. Oh, wow, so this used to be the post office. Да, okay, вот это была почта. А вы думаете, что можно войти в здание? Не знаю. А здесь магазинов не больше нету, один конечно? Один был.
Один бел, а сейчас, сейчас больше ничего. Вот это была больница. А. Хорошо, погуляю и ждите здесь. Делать, да. Хорошо, спасибо. Wow, sembra di essere a Vorkutà! Esattamente come a Vorkutà, solo che quando eravamo a Vorkutà era sempre lo stesso periodo dell'anno, estate, solo che c'era ancora neve per terra. Ovviamente ricordo che quella giornata era molto più plumbea e nuvolosa e grigia, quindi le strade di Vorkutà facevano molta più paura. Possiamo passeggiare allegramente per le strade di Vivikonna. Guardate un po' qui, tutti questi vecchi edifici residenziali che sono abbandonati, che giacciono abbandonati da chissà quanti anni, guardate un po' quello. Passando per di qua in macchina, il tassista mi raccontava che questa era la scuola. Una volta, ai tempi dell'Unione Sovietica, quando in questo villaggio c'era ancora l'ufficio postale, c'era l'ospedale. Invece adesso, considerando che il 95% della popolazione se n'è andata, non c'è più bisogno di cose del genere. Questo probabilmente era un ufficio di qualche tipo, non lo so, c'è lì la porta d'entrata che è sbarrata e ovviamente ci sono questi finestroni giganti. Di certo questo con un solo piano non era un edificio residenziale. E per qualche strano motivo c'è un cavolo di osso sull'orlo della finestra, ma che cavolo, non voglio neanche avvicinarmi più di tanto perché ho paura di prendere chissà quali malattie. È un osso umano questo poi, boh, non lo so, è lì addirittura, se guardate, cavolo, sono attaccato dagli insetti. C'è un calabrone gigante che mi vuole morto. Comunque lì, a proposito di morte, c'è scritto, non so se riuscite a leggere, c'è scritto Smiert in inchiostro rosso sulla parete interna. Mi vai, mi lasci in pace, cavolo! Questa una volta era la torre dell'acqua per gli abitanti di Vivikonna. Ovviamente adesso non c'è più acqua corrente in questo villaggio. L'elettricità è stata spenta, per cui i pochi residenti di questo villaggio devono avere i propri power generators se vogliono elettricità. A paiete mi show dalce exibil aftaraya stanovka. Здесь? Да. Живут? Да. Сейчас? Да. Откуда знаете? Я как-то приезжал, кого-то привозил. Они говорят, здесь бабушка живет. Вот этот все. Ага. А этот? Окей. Il tassista mi stava dicendo che in questa casa qui c'è ancora qualcuno che ci vive, una babushka forse. Guardate qui, il proprio balconcino. Три квартиры вот в этом здании живут. А не хотите уезжать? Нет. Почему? Просто это не ваш хочу, дом? Да. А у вас вот отопления нету? Печное. 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 Сами. А, это дрова. А вода есть? Ну, вода, да. Вода есть. Да, канализация есть. А электричество есть? Есть? Канализация, да. Вода. А, окей, окей. Я думаю, что не было бы. Но есть. А если вам надо магазин что-то купить? 9 километров, потом такси можно или автобус. А, в Силамае? Да. Вера родилась здесь? Да. О, во время Советского Союза. Все люди уезжали после СССР? Когда закрылся карьер. Здесь жили, здесь был школа, детский сад, да. Больница, ясли. Магазин, ясли. А здесь теперь живут только пенсионеры? Да, в основном пенсионеры. Ага. А вот эта антенна телевидения, это Россия? Ну, Россия, Эстония. Эстония, все. А, вау, поэтому у вас есть оба эстонские каналы и российские каналы. Да, тут Россия рядом. Россия, а, да, я другую знаю. Сторону Эстония, одна... А, значит, все русские здесь в Эстонии посмотрят российские телевидения. У меня раньше супруга здесь жила. Он тоже знает мою жену, говорит, здесь жила. А, да? О. Это большая или это маленькая? Закрывайте дверь. E così siamo appena stati invitati nell'appartamento di questa signora, di questa babushka che vive qui nel villaggio semiabbandonato di Vivikonna. Wow! Oh, красивая квартира. Вот сюда это. А, это печка. Да, печка. Сюда дрова закидываем. Ага, понимаю. А какие температуры зимой здесь? Ну, бывает и 30, так мало. Минус 30? Да. Вау, quindi guardate un po', quando d'inverno fa meno 30 gradi in questa parte dell'Estonia, ecco quello che vi serve.
А у вас оба все эстонский и русский паспорт или как? У меня серый. Серый это как? Гражданин не... Почему? Потому что вы были граждан СССР? А, чтобы получить гражданин Эстонии, надо уровень языка знать, экзамен сдать. Если ты плохо знаешь эстонский язык, ты экзамен сдать не можешь. Ты житель Эстонии, но не гражданин. Ты не имеешь права занимать должности, ты не имеешь права служить в армии. Questo invece è il retro della casa della babushka dove siamo appena entrati e da qui l'edificio sembra completamente abbandonato, vedete qui i vetri di quella finestra lì che sto indicando adesso che mancano completamente e invece pensate che la babushka ci diceva che in questo edificio vivono ancora tre famiglie e quando dico tre famiglie intendo che tre appartamenti sono occupati da tre babushke diverse. Хорошо, давайте обратно, потому что мне надо взять автобус до Нарве. Beh, che dire, è stato molto divertente passare un'oretta qui per il villaggio semi-abbandonato di Vivikonna. Però adesso è giunta l'ora di tornare alla civiltà, tornare a Sillamäe, perché dobbiamo prendere il bus, l'ultimo bus della giornata finalmente. Sono esausto per andare fino a Narva e vedere così com'è il confine fra Estonia e Russia e soprattutto visitare così l'ultima statua rimanente in Estonia di Vladimir Lenin. У меня есть страсть для границ. Закончить страна, и снова еще есть другая страна, поэтому я хочу посмотреть границу, но по реке. Тоже памятник Ленину я хочу посмотреть. Он там. Мне сказали, что я, насколько знаю информацию, Нарвский замок, да. Что его внутрь где-то поставили там в уголок. Окей, ну, значит, надо войти в замок. Да. И... А можно сегодня вечером? Ой, я не знаю. Может, что надо ждать завтра? О, боже мой. А может быть, сегодня вечером нормально будет. Надеюсь. Да. Raga, sono finalmente sull'ultimo bus della giornata, quello che mi porterà alla destinazione finale per oggi, Narva. Happy days! Alla prossima Sillamäe, grazie di tutto, è stato divertente. Peace! Amanti dei confini nazionali di tutto il mondo, riunitevi e festeggiate! Siamo arrivati a Narva, siamo arrivati al punto dove l'Estonia finisce e comincia la Russia, quasi. Non ancora in realtà, perché ho ancora 15 minuti di camminata dalla stazione di bus fino al confine vero e proprio fra Estonia e Russia. Oh mio Dio, hashtag, che posto assurdo! Questa è la fortezza di Narva! Con la bandiera estone, che se ci fosse un po' di vento sventolerebbe lì sopra. E dall'altra parte c'è la fortezza, c'è il castello di Ivangorod, con la bandiera russa che si vede lì in lontananza! Qui è dove finisce l'Unione Europea! Inizia Lisbona, Cabo da Roca, nel punto più a ovest dell'Unione Europea e finisce proprio qui, in Estonia, a Narva e da lì in poi comincia la Russia. Questo è il ponte, questa è la strada che porta, che collega la Russia e l'Estonia. Vediamo un po' di camion che stanno proprio adesso passando il confine fra Narva e Ivangorod e questo è il fiume Narva che separa l'Unione Europea, la NATO, Schengen dalla Russia. Guardate quanto vicini siamo. Cosa sono 30-40 metri che separano l'Estonia dalla Russia? Un mondo totalmente diverso che riguarda due paesi che facevano parte della stessa Unione fino al 1991. Allora, che dire, missione compiuta? No, affatto, non ancora. Questo video si sta dimostrando il più difficile della mia vita e sono andato a Magadan con questa cavolo di action camera. Com'è possibile? Non solo ho fatto un caldo becco tutto il giorno e ho sudato come non ho mai sudato in vita mia, ma adesso sembra che non possa nemmeno concludere il video, perché ovviamente la statua di Lenin prima della caduta dell'Unione Sovietica si trovava nella piazza principale della città, ma quando nel 1991 tutte le statue di Lenin sono state rimosse dall'Estonia, la statua di Lenin di Narva venne semplicemente spostata dalla piazza principale ad un angolino della fortezza di Narva
sul confine con la città russa di Ivangorod. E ovviamente, giusto perché la statua di Lenin si trova all'interno della fortezza, la statua di Lenin è visitabile solo quando la fortezza è aperta al pubblico, ovvero decisamente non alle 10:35 di un sabato sera. Quindi immagino che l'unica cosa che mi rimanga da fare è darvi appuntamento a domattina. Era il cintato, ma possiamo decisamente vedere l'ultima statua di Lenin che si può trovare qui in Estonia, qui all'interno della fortezza medievale di Narva, proprio di fronte alla cittadina russa di Ivangorod. Pensate che secondo l'amministrazione estone della città di Narva, questa statua di Lenin avrebbe dovuto essere destinata alla stessa fine del resto delle statue di Lenin dell'Estonia, ma ovviamente questo non sarebbe andato bene alla popolazione locale estone, che tuttora rimane al 95% russa. Quindi chissà per quanto altro tempo la statua di Lenin di Narva sarà destinata a rimanere qui in questo angolino della fortezza medievale di Narva. Speriamo ancora a lungo, perché se così non fosse significherebbe che la Russia ha invaso l'Estonia e hanno rimesso la statua nel posto originario, nella piazza principale di Narva, e speriamo che ciò non succeda. Comunque, raga, è stato un viaggio fantastico, devo dire. Secondo me è stato uno dei viaggi più memorabili che abbia mai intrapreso. Ci sono volute poco più di 24 ore per andare da Venezia a Piazzale Roma, attraverso Tallinn, la città chiusa di Sillamäe, il villaggio abbandonato di Vivikonna, fino a qui, al confine estone-russo, fino a qui, all'ultima statua di Lenin che si può trovare in Estonia. Quindi che dire, fra poco sarà ora di cominciare a tornare indietro. Però nel frattempo vi lascio i miei più cordiali saluti e ci vediamo alla prossima. Cheers, thank you, bye.